Ok. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti. Grazie per aver accettato questo invito, di essere qui insieme questa sera per fare una piccola meditazione. Io mi chiamo Kalanka Federica, sono una psicologa, psicoterapeuta e da diversi anni la mia formazione mi ha portato ad occuparmi, di stress e trauma. Ciao Anna Laura, benvenuta. Ringrazio Anna Laura per avermi invitato a portare il mio contributo, tant'è che questa meditazione nasce dall'idea di voler portare un po' di sostegno e un po' di ascolto e contenimento in questo momento particolare che stiamo vivendo insieme. Nell'attesa che le persone si possano connettere, ok, ciao, aspettiamo qualche minuto. E nel frattempo vi spiego un po' di cose rispetto a quello che ha mosso l'idea di fare questa meditazione insieme. In questo momento molto particolare siamo spesso sommersi e sopraffatti da informazioni ed eventi particolarmente allarmanti che mettono sotto stress il nostro sistema nervoso e ci mettono continuamente in allarme. Quindi mi sembra molto importante portare l'attenzione alla nostra capacità di autoregolazione, che è una capacità del tutto innata e naturale che noi abbiamo e che ci permette di affrontare gli urti della vita. Quindi il nostro sistema nervoso è equipaggiato per superare eventi molto difficili. In questo momento però la nostra capacità di autoregolazione è messa a dura prova. Per questo motivo è importante che riportiamo l'attenzione e l'ascolto alle sensazioni del nostro corpo. Questo ci aiuta ad essere consapevoli di quello che ci accade e ci aiuta ad andare verso uno stato di coerenza, che è uno stato, come dice il titolo della meditazione, è uno stato che si muove verso il benessere, l'integrazione e che aumenta la nostra presenza con quello che sentiamo, con le nostre emozioni, col nostro corpo, con le nostre sensazioni e con tutto quello che c'è. Ok? Questa meditazione è uno strumento che potete tranquillamente utilizzare nella vostra vita quotidiana perché, come vi ripeto, è una capacità, quella dell'autoregolazione, dell'ascolto delle sensazioni corporee che tutti abbiamo. Semplicemente la dobbiamo, dobbiamo riportare l'attenzione a questo. Quindi prendiamoci qualche momento per sederci e fare questa piccola esperienza insieme. Durerà 10-15 minuti questa esperienza. Vi chiedo è di poter stare in una situazione in cui avete un tempo di ascolto verso voi stessi. Non dovrei fare nulla, semplicemente ascoltare le mie parole. Ok. E prenditi un momento per ascoltare. È seduto
l'appoggio dei piedi a terra, se sei seduto su una sedia, o l'appoggio delle natiche e del bacino al tappeto, al pavimento, alla poltrona. Prenditi un momento per ascoltare le tue gambe, il bacino, e com'è ascoltare quello che accade nella pancia, nel tronco, e senti com'è ascoltare il tuo respiro. Semplicemente nota cosa accade nel tuo respiro. Nelle spalle, il collo, la testa, il viso. E forse potresti sentire che ci sono delle tensioni, delle zone contratte. Semplicemente accoglilo. E forse potresti notare che ci sono anche delle zone in cui sei comodo. Comoda. Delle zone del corpo in cui ti senti a tuo agio. E prenditi tutto il tempo per sperimentare questa comodità. Nota cosa accade quando sperimenti questa comodità. Nota cosa cambia nel tuo corpo. Nel tuo respiro. Prenditi tutto il tempo. Senti che non c'è niente da cambiare, tutto va bene così com'è. Molto bene.
E forse adesso qualcosa nel tuo corpo sta cambiando. Molto bene nel respiro, certo. E forse qualche altra zona del corpo si è unita a questa comodità. Forse qualche altra parte la sta ancora cercando. Prenditi tutto il tempo. E accorgiti com'è ascoltare i movimenti più profondi del tuo corpo. E goderti questo momento di vicinanza a te stesso, te stessa. E senti anche come questi suoni possono essere inclusi in questa tua piccola esperienza. E ora ti chiedo di portare per un momento l'attenzione fuori di te, intorno a te, aprire gli occhi e guardarti intorno. E com'è vedere che sei in una stanza della tua casa, in un luogo a te familiare. Un luogo in cui puoi sentirti al sicuro, a casa. Com'è prenderti un momento per guardarti intorno e vedere che sei al sicuro? E magari anche gli oggetti che ti circondano sono oggetti a te familiari, oggetti che fanno parte della tua vita, della tua quotidianità. Molto bene. E nota cosa accade nel tuo corpo ora che ti sei accorto, che ti sei accorta di essere in un luogo sicuro, in un luogo protetto, in un luogo a te familiare. Forse qualcosa nel tuo corpo sta cambiando. Nota cosa accade nella zona del petto, molto bene, del respiro, della pancia. E
E senti come questa sensazione di sicurezza è accolta in te. Nota in quale parte del tuo corpo senti una sensazione di maggiore sicurezza, di maggiore comodità. E lascia che questa sensazione si allarghi un pochino di più. Lascia che questa sensazione vada là dove il tuo organismo ha bisogno. Senza sforzo. E senti anche com'è prenderti un tempo per lasciare che questa sensazione si depositi dentro di te. E senti come questa sensazione può diventare preziosa per te. Molto bene, continua ad ascoltare ciò che cambia nel tuo corpo. E abbiamo qualche minuto per poterci salutare e chiudere questa piccola esperienza con l'idea di ritrovarci fra qualche giorno in un'altra meditazione. E senti com'è esserti presa, preso il tempo per stare insieme in questo momento. E senti com'è ora prenderci un tempo per salutarci e portare con te questa piccola esperienza. Questa è una piccola esperienza di autoregolazione che potrai fare in qualsiasi momento della tua giornata. E rieducare e ristimolare il tuo organismo ad autoregolarsi. Se ti fa piacere, fra qualche giorno ci rivediamo per un altro piccolo pezzo di esperienza insieme. Grazie.